I consiglieri comunali di Sant'Agata Militello, Giuseppe Puleo, Antonio Vitale, Monica Brancatelli e Nunziatina Starvaggi hanno presentato una mozione contro la decisione dell'amministrazione comunale di privatizzare la fiera storica sant'agatese. Un appuntamento che si svolge da tempi assai lontani e che all'inizio era caratterizzata dall'offerta di capi di bestiame e dall'offerta di prodotti di consumo ed artigianali. Con il mutare dell'economia, la fiera si è trasformata in una fiera anche commerciale, rimanendo comunque la manifestazione più antica e importante del paese ed attrae tutt'oggi visitatori da tutto l'Interland. L'amministrazione comunale, con delibera di giunta numero 40 del 19 maggio 2021, ha dato l'atto di indirizzo che prevede l'affidamento all'esterno della gestione e privatizzazione della fiera storica, una scelta giustificata con l'esigenza di valorizzare l'evento sotto il profilo storico-culturale, di organizzare in maniera sistematica i settori merceologici, di dare identità e valori alle tradizioni siciliane e nebroidee, di adeguare l'organizzazione dell'evento alle nuove direttive governative sulla sicurezza, di promuovere la fiera del bestiame che ha storicamente caratterizzato l'evento e da anni scarsamente partecipata. Per la minoranza consiliare, che ha presentato una mozione, appare totalmente pretestuoso e non reale porre il problema della necessità di valorizzare l'evento sotto il profilo culturale, di organizzare in maniera sistematica i settori merceologici al fine di giustificare l'esternalizzazione e dare ai privati la gestione e l'introito della fiera. Le suddette esigenze espresse di valorizzazione dell'evento sotto il profilo storico-culturale potrebbero di certo essere soddisfatte dallo stesso comune, mantenendo la gestione e con la profusione di maggiore impegno. Altrettanto pretestuoso e assurdo, scrivono ancora i consiglieri di minoranza, giustificare l'affidamento della gestione della fiera storica del bestiame a privati perché da anni sarebbe scarsamente partecipata. Per i consiglieri firmatari della mozione, l'ente ha tutta la professionalità, le competenze e la forza lavoro necessarie per organizzare l'evento in modo che possa essere valorizzato al meglio sotto il profilo storico-culturale e per dare identità e valore alle tradizioni siciliane e nebroidee, in quanto tale finalità dovrebbero coincidere con l'esigenza di un'amministrazione di rilanciare il paese che amministra. Tale esigenza per dei propri amministratori di certo dovrebbe essere prioritaria rispetto a quella di imprenditori privati che ovviamente giustamente mireranno più al profitto che alla valorizzazione della città. Con la mozione i consiglieri Puleo, Vitale, Brancatelli e Starvaggi propongono al Consiglio Comunale di impegnare l'amministrazione a revocare la delibera numero 40 del 19 maggio 2021, con la quale è stato disposto l'atto di indirizzo che prevede l'affidamento all'esterno della gestione e privatizzazione della fiera storica sant'agatese. L'amministrazione Mancuso nei giorni scorsi ha fatto una delibera di giunta il 15 maggio del 2021, ha fatto questa delibera dove si sono determinati per darla in gestione ai privati, giustificando che la fiera negli ultimi anni ha avuto poca partecipazione e che la vogliono fare magari in settori. Secondo me è un falso problema, perché è falso che la fiera ha avuto pochi visitatori, basta andare a vedere i bilanci comunali, basta andare a vedere la rassegna stampa per rendersi conto che la fiera è sempre stata un successo a Sant'Agata. E poi l'altro aspetto è che l'amministrazione comunale ha le competenze, le professionalità per poter organizzare un evento di questo. È totalmente un falso problema, secondo me si cerca di darla in gestione, farla dare in gestione ai privati, perché magari l'amministrazione sta puntando tutto a dare ai privati quello che rende all'ente, soprattutto il cimitero, la fiera storica, che la fiera storica rende all'ente circa 80.000 euro l'anno, i due eventi, e in questo modo, se si dà ai privati, il comune ha meno introito. Le spese sono quasi a zero, perché non è il personale, il comune ce l'ha e lo paga mensilmente. No, ritengo che sia un'operazione totalmente sbagliata. Stiamo parlando di una fiera che appunto viene definita storica perché le radici risalgono nei secoli scorsi. Sì, è una fiera storica che è l'unico evento importante che c'è nel territorio dei Nebrodi. Darla ai privati secondo me è una scelta totalmente sbagliata, sia la gestione sia l'organizzazione. L'amministrazione, per quanto se vuole davvero migliorare la fiera, ha le professionalità per poterla farla in maniera diversa, anche se secondo me bisogna cambiare poco, perché ai sant'agatese, ai Nebrodi piace l'evento come viene organizzato.
organizzato ogni anno, che ogni anno riscuote migliaia di persone. Nell'ultimo anno non si è potuto svolgere a causa del Covid, solo io spero che a novembre si possa fare di nuovo la fiera storica, perché per i Nebrodi e per i Sant'Agatesi, per l'Interland, era un evento atteso ogni anno. Lei e altri consiglieri di minoranza avete presentato in merito una mozione. Noi sì, abbiamo presentato una mozione dove chiediamo al Consiglio Comunale di revocare la delibera posta in essere dall'amministrazione dei giorni scorsi, perché la riteniamo davvero ingiusta questo tipo di scelte. Io spero che i consiglieri comunali che sostengono il sindaco questa volta si rendono conto che non si può dare tutto ai privati e soprattutto bisogna amministrare nell'interesse delle collettività. Lei citava poco fa anche la privatizzazione del cimitero. In quella circostanza, per questa vicenda, è stata anche organizzata una petizione? Sì, è stata organizzata il PD ha fatto una petizione, ha raccolto in 20 giorni circa 1300 firme, sono stati depositati all'ente, all'amministrazione, ma non si ha conoscenza di quello che hanno fatto queste firme, ma soprattutto noi come consiglieri abbiamo fatto diversi atti rispettivi, interrogazioni, mozioni, ma il sindaco con la sua amministrazione va avanti, ormai ha deciso di dare ai privati la gestione del cimitero per 30 anni e noi la riteniamo anche questa una scelta totalmente sbagliata. Anche il civico cimitero non può essere dato ai privati, perché l'ente ha le competenze, le professionalità e il personale per poter gestire il cimitero e tutti gli introiti vanno nelle casse comunali, non ai privati. L'amministrazione comunale ha superato già il metà del proprio mandato. Mi sembra di capire che il giudizio che voi come consiglieri di minoranza date all'attività amministrativa è un giudizio negativo, fallimentare. Sì, quasi siamo a 3 anni, a giugno fa 3 anni che si sono insediati, come si può notare il paese è totalmente abbandonato, le opere pubbliche che sono tutte ferme al palo. Consideriamo che noi siamo oggi nella Villa Bianco, c'era un finanziamento di 2,6 milioni per la riqualificazione, anche questo non si ha più traccia, c'era un finanziamento preso dalla precedente amministrazione nel 2017, c'è un progetto esecutivo approvato ma non si sa più nulla. Sì, è totalmente fallimentare, se consideriamo che ancora l'acqua è da 3 anni nella zona di Terreforti, Torre Candela, ancora non si può bere, non è potabile e non è stato fatto nulla, i servizi sono totalmente scadenti, non c'è la viabilità, vediamo anche non ci sono neanche le strisce per terra, le strisce orizzontali, l'ordine di amministrazione non viene fatta, è totalmente fallimentare. La città aveva tante aspettative in questa nuova amministrazione, magari pensava che l'ex senatore Mancuso, scendendo da Roma, potesse dare un impulso in più, quella linfa in più, invece non è stato così. Oggi anzi li vedo totalmente assenti, poco presenti, non gli interessa nulla dei veri problemi che attanagliano questa città. Il porto, i lavori vanno totalmente a rilento, già dovevano essere consegnati da 2 anni e il porto davvero poteva fare rilanciare la città. C'è un finanziamento di 6 milioni di euro per il rifacimento della spiaggia, è totalmente bloccato, che anche questo darebbe alla città, al turismo, un nuovo sviluppo con la spiaggia nuova, mettendo in sicurezza tutta la costa, anche questo è fermo, non si è fatto totalmente nulla. A me dispiace come cittadino, come Sant'Agatese, qua vivo e vivono i miei figli, la mia famiglia, spero che magari negli ultimi 2 anni questa amministrazione davvero si possa riprendere, ma vedo poco interesse da parte degli assessori, del sindaco, non siede più nessuno in giro. Molti confidano nel porto, però il porto, una volta ultimato, avrà bisogno di una cornice attiva, una cornice viva, degli imprenditori, di un'amministrazione efficiente, perché altrimenti resterà una infrastruttura immersa nel deserto. Il porto, quando sarà completato, davvero ci vorrà un'amministrazione davvero lungimirante,
per far rilanciare non solo il porto ma anche tutta la città. Bisogna puntare sulle professionalità, sulle competenze amministrative per rilanciare sia quel porto, perché è un porto di una dimensione notevole, ci sono diverse tantissime attività e non è facile spostare la gente a Sant'Agata. Davvero ci vogliono le eccellenze. Io spero che la prossima volta Sant'Agata faccia una scelta davvero saggia. Sant'Agata Mitello certamente ha un ruolo importante anche per l'intero comprensorio. Possiamo considerare Sant'Agata Mitello, per la sua posizione strategica, la capitale dei Nebrodi, però dobbiamo dire che questa centralità negli ultimi anni è stata persa. Sì, Sant'Agata è il comune di riferimento per tutti i Nebrodi, i comuni vicini all'ospedale, i presidi di legalità, la polizia, la guardia di finanza, è il centro più importante. Solo come abbiamo potuto notare in questi 3 anni l'ospedale è stato totalmente smantellato, il sindaco non ha fatto poco per tutelare il nostro nosocomio, non ha battuto i pugni nei tavoli per tutelare il territorio. Abbiamo perso già molte cose, si dice che prossimamente se ne va all'ufficio registro, e l'ospedale è stato totalmente ridimensionato, ma la politica in questa città ha fatto poco. Sant'Agata Militello è anche sede dell'ente Parco dei Nebrodi. Vi aspettavate anche qualcosa di più da questa istituzione? Oggi il Parco dei Nebrodi c'è un sant'agatese, e questo fa piacere per i Nebrodi, per la città, che l'ex consigliere Barbuzza presiede il parco. Io spero che dia un nuovo scossone, una nuova linfa e che soprattutto che dia un rilancio notevole sia al parco che a tutto il territorio. È passato un anno, io spero che possa davvero rilanciare anche il parco. Certo, non si può fare un bilancio al primo anno, l'aspettiamo nei prossimi 6 mesi, se non porterà dei risultati notevoli al parco sarà anche stigmatizzato, criticato. Anche sia in qualità di consiglieri sia in qualità di forze politiche è totalmente criticato. Siamo al primo anno, ancora non si vede tanto neanche al parco.